Benvenuti a questo incontro sugli accordi e sulla chitarra. Ho fatto un giro molto semplice, composto da due accordi, la minore che poi vedremo, anche se questa è la minore settima, e il re minore che noi conosciamo già, per vedere come è molto piacevole, con un paio di accordi e giocando soltanto un po' con le dita, riuscire a fare una serie di motivi che sono semplici nel contempo, semplici forse no, è un problema di maladesso, però diciamo simpatici e con accordi relativamente facili. Giusto per spiegarvi, l'accordo è il primo, è il re minore, quello che conosciamo già, eccolo qui, riesco a prenderlo bene, e il gioco sta nel mentre pizzico sempre con le tre dita, quindi suono, tolgo una volta l'indice, lo metto, ottengo un effetto particolare, e lo stesso vale pure per quest'altro accordo che poi vedremo, il La minore, in cui praticamente il gioco sta quasi sulla mano destra, perché la prima volta non suono il Mi, non suono il Mi cantino, suono, mi fermo al Do in questo caso, cioè alla corda Si premuta. Quindi al primo tasto, e quindi questo è un Do, mi fermo al Do, poi la seconda volta pizzico anche il Mi, quindi la nota più acuta, quella che dà l'effetto melodia, è il Mi libero, e poi aggiungo il terzo, sul terzo tasto, il Sol col mignolo, per ottenere questo effetto, in effetti senza muovere, muovendo poche dita. Due corde, poi tre corde, poi tre corde col mignolo, poi tre corde, poi due corde. Ok, era giusto per così una vaga, una divagazione per vedere come a volte semplice, con accordi semplici, anche se in questo caso è un po' complessa la parte della mano destra, si riesce a fare dei motivi piuttosto interessanti. Torniamo ai nostri accordi. Ricapitoliamo. Siamo partiti con Do maggiore, dopodiché abbiamo visto il Re minore, e dal Re minore siamo poi passati anche al Re maggiore. Dopo il Re abbiamo visto il Mi minore. Partiamo sempre della armonizzazione della scala di Do, quindi usando le note della scala di Do, su ogni nota della scala di Do e usando solo le note della scala di Do, ottengo i vari accordi, quindi accordi di Mi, quindi Mi minore. Dopodiché abbiamo scoperto che il Fa non è altro che il Mi, Fa minore in questo caso, la trasposizione del Mi, e quindi ve l'avevo spiegato facendovi vedere che praticamente io ho il Mi, tutte le corde sono vuote, e tranne questi due, quindi praticamente basta che sposto tutto e ottengo il Fa, giusto per farvi capire meglio, se tutto comincia qui, quindi il mio capotasto è questo, nel momento in cui metto questo capotasto mobile qui, eccolo qui, metto il capotasto mobile qui, quindi sul primo tasto, quindi in effetti tutto parte qui, e suono Mi, nel caso minore abbiamo detto, io ottengo il Fa minore, che è come se facessi, ecco qui, o anche così, con maggiore comodità. Questo è il Fa minore, e lo stesso vale come col Mi maggiore, forma di Mi maggiore, che diventa Fa maggiore perché ho spostato tutto. E lo stesso vale se io mi sposto qui, e quindi è chiaro che se io prendo il Mi minore qui, ottengo il Sol, come se mettessi il Mi barré, quindi perché se io metto il dito al posto, ecco qui, del capotasto mobile, e suono il Sol, così come in questo caso suono il Mi maggiore. Era giusto per rendere l'idea di che cosa significa inserire il barré negli accordi. E qui avevamo visto tutta la sequenza, in effetti, fino giustamente dal Sol, passare poi al La, poi al Si, poi ancora al Do, e poi un'altra volta qui, anche se è un po' complesso, un po' corto, comunque eccola qui, fino al Re. Questa è la chitarra, ha un manico non molto lungo, altre chitarre hanno anche l'incavo qui che permettono di andare oltre. Vabbè, questo è un particolare. Proseguiamo. Quindi abbiamo visto
l'accordo di Do, abbiamo detto l'accordo di Re minore e Re maggiore, dopodiché l'accordo di Mi. Adesso passiamo al Fa, l'abbiamo visto, al Sol. Il Sol lo conosciamo in questa forma, no? Trasportando il Mi, Fa, Fa diesis, Sol. Ma il Sol senza Re si può prendere in questa posizione qui. Allora, eccolo qua, il Sol, ritorniamo alle note che formano l'accordo di Sol. Sol, salto il La, Si, salto il Do, Re, Sol, Si, Re, Sol, Si, Re. E quindi praticamente è composto da queste note. Notiamo che praticamente è quasi tutto, è quasi composto quasi da quasi tutte corde vuote. Ed infatti, se andiamo a fare il confronto fra il Mi minore, che abbiamo detto che dà quasi l'impressione alla chitarra essere accordata in Mi minore, e il Sol maggiore, se ne andiamo a confrontare Mi, Sol, Si, Mi minore, Sol, Si, Re, Sol maggiore, Mi, Sol, Si, Sol, Si, Re. Quindi, in effetti, la differenza tra Mi, Sol, Si e Sol, Si, Re è il Mi col Re. Quindi, andando a scoprire un po' come si muovono le corde, come si sono distribuite le corde della chitarra vuote, questo qui è un Mi, quindi naturalmente era la corda naturale nel Mi maggiore, nel Mi minore. Quindi se vado avanti trovo il Fa, poi il Fa diesis e poi trovo il Sol, eccolo qui, quindi questo è il Sol, no? Dopodiché questo è già Si, questo qui è già Sol, quindi Sol, Si, Sol, li trovo già qui, dopodiché questo è già Re. Quindi, eccola qui. Arrivato a questo punto mi manca la quinta corda che è un La, La, La diesis, Si, e quindi ottengo già il Si, che fa parte Sol, Si, Re. E poi, come ho fatto sotto, faccio lo stesso sopra e quindi ottengo il mio Sol maggiore. Eccolo qua. Sol maggiore si può prendere così, oppure questa corda che è Si, già naturale. Fa parte naturale dell'accordo di Sol maggiore, questo Si può diventare Do diesis Re, Sol Si Re, e quindi io posso mettere anche due note qui e questa qui. E ottengo l'accordo di Sol maggiore, ecco, senza barré. Dopodiché il La, l'armonizzazione della scala di Do maggiore. La sesta nota, quindi il sesto accordo è La, formato da La, Do, Mi. La, Do ha un intervallo di terza minore, La, Si, Do, mentre il tono è in mezzo, e quindi praticamente l'accordo è minore. Il La minore quindi è La, Do, Mi, laddove La, Do è una terza minore. La, Do, Mi, questo è già Mi. Questo è già Mi. Questo abbiamo visto che è Si. Premendo diventa Do, abbiamo già capito, quindi Do Mi. Questo qui è un Sol. Sol diesis La. Io praticamente facendo così ho già l'accordo di La, le tre note dell'accordo di La minore. Dopodiché sopra ho il Re, e quindi il mio Re diventa Re diesis Mi, e quindi basta premere il Mi, ottengo il La. Questo è già La, e questo è Mi. Farebbe parte. Consiglio sempre di non suonare questo Mi, o evitare di suonarlo, ma partire dal La, in modo che già il basso definisca la tonalità dell'accordo che stiamo suonando. Quindi questo è il La minore. Facciamo lo stesso ragionamento che abbiamo fatto anche per gli altri accordi. La Do Mi e La minore. Quindi se prendo la terza, l'avanzo di un semitono, quindi La Do diesis Mi, ottengo il La maggiore, La Do diesis Mi. Dov'è il Do? Il Do è questo, quindi basta spostarlo di un tasto, ottengo, eccolo qui, il resto rimane uguale, La Do diesis Mi. La posizione migliore per poterla, il più comodo per poterla prendere è quella di allineare le tre dita. Il
ragionamento che abbiamo fatto con il Mi, portando il Do bemolle, lo possiamo fare pure con il La, quindi La minore. Facciamo lo stesso gioco che abbiamo fatto prima col capotasto mobile. Se io prendo il La maggiore, il La minore, avanzo di 2, ottengo La minore, La diesis minore, Si, come? Spostando tutto di due tasti. Quindi se il mio capotasto è questo, basta che metto il capotasto qui e prendo La minore, ottengo il Si minore, eccolo qui. Lo prendo così, come se mettessi il barré. E quindi, eccolo qui, La minore. E La maggiore diventa Si maggiore. E dopo il Si maggiore, che viene subito dopo il Si, c'è il Do. Quindi questo è un Do maggiore. E Si minore, e Do minore, e poi Re minore, e vedete che degli accordi si ripetano nelle forme degli accordi, poi vedremo perché. Siamo andati ancora avanti e questo praticamente ci permette di ottenere una serie di posizioni. Questo qui è un altro Do maggiore. Quindi questo è un altro Re, come al solito, eccolo qui, maggiore, quindi se lo faccio così lo trovo così. E quindi riesco a trovare. Lo stesso vale qui, questo qui abbiamo detto che è un Si, questo è un Do maggiore, quindi questo è un Re maggiore, Re maggiore. E poi dopo il Re ci sta il Mi, Mi maggiore. Superata la fase, l'accordo di La, abbiamo il Si, l'abbiamo visto, altre forme non ce ne sono, c'è una forma particolare di Si, ma la vedremo altre volte, praticamente le abbiamo fatte tutte. Volevo solo aggiungere il discorso dell'accordo di maggiore che diventa minore o minore che diventa maggiore, semplicemente spostando la terza, quindi facciamo diventare la terza maggiore, la terza minore all'interno dell'accordo. Sull'accordo di Do maggiore è un po' complesso, ma si può fare, non è molto usato. Il Do maggiore in effetti è formato da Do Mi Sol, la terza del Do, cioè la seconda nota dell'accordo di Do è il Mi ed è Mi maggiore perché dista due toni dalla fondamentale dell'accordo, quindi da Do, Do Mi, Do Re, Re Mi. Quindi se volessi ottenere il Do minore dovrei arretrare il Mi e farlo diventare Mi bemolle, Re diesis. Però notiamo che il Mi nell'accordo di Do è qui e quindi io al di sopra di questo tasto non posso andare, quindi quel Mi bemolle non lo posso prendere, così come per questa corda qui, al di sopra di questo non posso prendere, quindi in effetti in teoria è un po' complesso. Però vediamo se c'è un qualche altro Mi all'interno del Do. Abbiamo visto, questo è un Do, chiedo scusa, questo qui è un Mi, dopodiché abbiamo suonato questo qui che è un Do, dopodiché questo è ancora Mi, eccolo qua, abbiamo trovato il Mi. Quindi se questo Mi qui lo arretro e lo faccio andare qui, ottengo il Mi bemolle che mi serviva e lasciando le altre posizioni ottengo il Do minore. Ovviamente stando bene attento a non suonare questa e non suonare questa perché non fanno più parte dell'accordo di Do minore. Perché come l'ho ottenuto? L'ho ottenuto con il Do maggiore, suoniamo a questo punto soltanto le tre note, e arretrando il Mi e portandolo indietro per il Mi bemolle. Per ottenere questo metto l'indice al posto sopra, il medio al posto dell'indice e a questo punto metto. Questo non so. E con questo più o meno abbiamo, diciamo, completato tutta la serie degli accordi e delle triadi ottenute sulla armonizzazione della scala di Do, utilizzando le note di Do e partendo da ogni singola nota della scala di Do, e abbiamo così costruito gli accordi. Tutti gli accordi, praticamente, maggiori e minori. La prossima volta passeremo agli accordi con quattro note, quattro voci, o perlomeno i più semplici per gli accordi a quattro voci, quindi ci complichiamo la vita.
Però in particolare sulla chitarra, così come sul pianoforte, sono quelli gli accordi che danno una maggiore piacevolezza e magia al suono, non solo della chitarra, ma di ogni strumento che possa portare degli accordi. Questo qui, giusto per dare un esempio, è un accordo di Fa, eccolo qui. Questa nota qui sarebbe Fa. Se io non la suono e metto il dito soltanto sulla, lascio la prima corda libera, questa qui diventa Mi. Questa distanza, questa differenza, questa nota aggiunta che non farebbe parte della cosa, dà questa magia. Lo stesso potrebbe farmi un accordo di La, che sembra maggiore. E questa è la piacevolezza degli accordi a più voci. Con questo vi saluto e vi rimando alla prossima. Arrivederci.